quarto però. Ecco, io credo che noi partiremmo con il piede sbagliato se volessimo amalgamare tutte le situazioni differenti che ci sono. Io credo che il nostro compito è quello di affermare dei principi, affermare delle cose che in ogni nazione poi, e in ognuno di noi soprattutto, devono poi prender piede e devono diventare il nostro modo di agire, il nostro modo di proclamare queste cose che secondo me devono essere o dovrebbero essere dei valori universali. Per esempio una società insomma, come questa, che secondo me non ha futuro in queste condizioni. Uno dei temi, ho visto anche di una tavola rotonda, è quella della sostenibilità di questo. Secondo me non è sostenibile questa società, non arriva da nessuna parte. Noi dobbiamo affermare che per il futuro della nostra società questa va cambiata radicalmente, e non è più soltanto una questione di aggiustamento. La natura, la biodiversità, la distruzione che fanno degli uomini, dove ci atomizzano sempre di più, diventiamo sempre più piccoli, sempre più singoli, questo è qualcosa che noi non dobbiamo accettare, e dobbiamo fare di tutto per riaffermare che un altro mondo è possibile, che questo noi puntiamo a fare. Do la possibilità di tradurre, poi volevo semplicemente dire un'altra cosa, poi mi fermo. Mauro, per piacere, Matteo. Mauro, suggested the possibility to put some universal values common for people from all the countries, and start working from this. For example, sustainability. He said that this society has no future. So what we can do is to show another way, to try to figure another future, not only try to survive, but put another point of view for the future. Un altro mondo è possibile, another world is possible, that is a very famous slogan. And they said a very important thing, that man, people, is little alone in the world every day more. So we had to rejoin humanity together. Ecco, io per concludere volevo dire c'è la mancanza di una prospettiva di cambiamento reale. Secondo me è quello che uccide realmente la capacità delle persone di vedere un domani, e questa è una cosa che noi non possiamo permetterci. Il compito dei poeti è questo. Io riferisco soltanto una piccola frase che ha scritto un grande poeta, secondo me uno dei più grandi del Novecento, ed è Izet Sarajlić. Lui, sotto le bombe, sotto l'assedio, il più grande assedio d'Europa, insomma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella di Sarajevo, diceva: chi ha tenuto il cuore del mondo? Chi ha tenuto vivo il cuore del mondo? Siamo stati noi poeti, perché loro, nonostante le bombe, nonostante i cecchini, per 2 anni si sono visti negli scantinati, nei rifugi, di notte, e non per così, per trovarsi e giocare a carte, ma per leggere di poesia. Sono stati loro che hanno tenuto vivo il cuore del mondo. Bene, noi se vogliamo fare a noi stessi e a tutti gli altri un favore, possiamo fare questo favore: tenere vivo la speranza e la certezza che un altro mondo è possibile. Per questo noi abbiamo scritto
due righe, io rinnovo se qualcuno è interessato, sia in inglese che in italiano, l'abbiamo tradotto in inglese e lì in italiano, va bene, ho ancora io qualche copia se poi serve, dove si parla di una nuova poetica sociale. Noi lo poniamo molto modestamente, insomma, come contributo per questa discussione. Chi è interessato può anche diventare una cosa, un'indicazione per tutti. Grazie. Okay. He finished talking about the perspective. Our system had succeeded to destroy our possibility to see the future. So we have to rebuild this possibility. And he remembered a poet, come si chiama il poeta? Izet Sarajlić, that said that during Sarajevo was bombing, poets kept on meet themselves and talk about poetry. So they tried to destroy, but poetry went on. And they have some an introduction of their work translated both in Italian and in English on the table. Okay. The last one, yes? And thank you. Continue. Activism is a constant daily activity, and it should never stop for people who are true activists. That's the way I feel about that. And poetry, I find, if we want it to move forward with young people that are coming up, if it's just, and this is just a recent revelation I've had just watching what happens at poetry readings and whatnot. When there is action, show, don't tell, and I'm a playwright, so that's the whole premise of writing show, don't tell. I think that you're going to be able to engage whole groups of people and get more people involved in what we're trying to say and what we're trying to do, regardless of what our focus is. And I've found that collaboration with artists, when you have, and a lot of people do this, I already know, but you have art exhibits, you have people with graphics that are doing the work for you. You might have Weave, which is a women's organization. Other organizations come in and have those focus days, because we have like women in poetry days, so we do past poets, present poets, and read their work and write a piece, and it brings in the communities. So if you could find the people in your community that is involved with your issue, not poets, because you know you're speaking to just, you know, your people, so just bringing in the whole entire world and adding the music in, every artistic element that's possible in activism, and it'll become a huge collaborative effort with just saying this is poetry. Thank you. Ok, attivismo è impegno, è essere coinvolti, e quindi vuol dire anche coinvolgere più persone possibili, soprattutto i giovani e soprattutto anche esponenti di arti diverse, perché si mettano insieme, si lavora insieme e cercare di uscire poi dai circoli tra poeti e andare appunto tra la gente. Ok. I should like to add two more issues myself, and then try to make a resume, a short description from the things you have been proposing. What I miss, some people mentioned it, our youth are the role of youngsters. Okay, quindi si sta rivolgendo ai giovani. For example, in
small town where I live, the group involved in 100,000 Vote for Change is closely cooperating with one of the secondary schools. It's their future. If we talk about sustainability, about environmental protection, about nationalism, about threat of wars, about weaponry, and so on, about justice, we talk about their future. So they are the main stakeholders, and I think they deserve to be included from the very moment. This is a very important and effective way to grow the movement. So schools. All of us, we have contact with schools, maybe through our own children. So that's why. Sì. Quindi rivolgendosi per arrivare ai giovani che sono il futuro, sarebbe bene collaborare con le scuole, appunto lavorare con loro attivamente dei gruppi, tra cui anche quelli che fanno parte del movimento dei 100.000 poeti per il cambiamento, insomma che passi attraverso di loro certi temi e che quindi entrino nel loro modo di pensare, insomma i temi portanti del movimento, insomma. So, and the second issue is that we are living in very strange times. On one hand, we deal with the internet, social media, Skype, globalization, international trade. And on the other hand, we see a movement backwards into the past through populism and nationalism. People who want to restore borders, who want to restore restrictions. With sometimes very, very dangerous and threatening, very scary consequences. I think about the far-right parties everywhere in the world who try to find a scapegoat in order to distract attention from what is really important. So there are two victims here. There are the victims who are scapegoats, the ones the Nazis also had, the Jews against the Roma, the Gypsies, the immigrants, the black people, all of them, the box is open again and they're blamed for the situation. Mm-hmm. Instead of looking for real solutions, we are blaming people. Yes. This is the nationalism, this is the big damage done in our time. So I think we should discuss that too. Yes. Uno dei problemi che evidenzia e che noi italiani conosciamo bene è il nazionalismo, cioè il dirottamento dell'attenzione dai problemi importanti, quelli che coinvolgono tutta l'umanità, verso quelli invece locali, l'immigrazione, i problemi con le altre etnie e cose del genere. Quindi secondo lei, ecco appunto, il discutere e l'oltrepassare il nazionalismo sarebbe un buon punto di partenza per questi nostri lavori, di partenza e di cammino, insomma. And you talk about solidarity, but the scapegoats are victims, but we are also victims. We are victims of populist leaders who make us believe that they are the ones to blame for instead of the real responsible ones. I think we have a language problem. I love no, it's not your fault, and it has nothing to do with English, and it has nothing to do with Italian, with Arabic, with Turk, with Slavic language. It has to do with whom we are, because poets are really nice people. But this world is not nice at all. And I had the good or the bad luck, I don't know, to fall into a parliament surrounded by politicians. And I learned to know how power functions. And you can write the most beautiful poems of the world, but power won't step aside for you. It won't work that way. The only language power understands is power. So you have to get powerful. And this demands more than writing beautiful phrases. I have some suggestions, and
Ok, in poche parole, non ci sono veri e propri problemi di lingua, perché fondamentalmente i poeti sono persone nice, sono delle belle persone, e quindi potremmo trovare tranquillamente un modo per trovare appunto una linea comune. Il problema con il linguaggio è legato al potere, quindi è il potere che manipola e controlla il linguaggio, ma potere vuol dire anche la forza che ognuno ha dentro di sé, e quindi ritrovando questa powerful, ritrovando questa energia dentro di noi, potremmo diventare anche noi, cioè avere anche noi un linguaggio potente. Politicians are cynic people. They are interested in the next mandate. That's their main priority. How do I survive? How do I get another mandate? We have completely different priorities. We want luck, happiness, and security for the next generation. So we are long-term thinkers. And they are short-term thinkers. That's the problem.